oggi facciamo una ricetta semplice, semplice, ma tanto d'effetto. Uovo, crema di ricotta e carciofo fritto. Avete capito? È una stupidaggine. Ingredienti. Guardate qua, incominciamo dalle uova. Tac, come una volta, incartate così. Buone, da bere, perché devono essere fresche, fresche, fresche. Infatti non si muove niente dentro, dure rimangono. Poi, un bel carciofo. Ricotta di mucca. Sentite musichetta. Questa è la nostra. Vai, ricotta, guardate che bella, morbida, morbida. Un po' di farina, un goccio di aceto, olio, pepe e sale. Stop. Che c'ho? Niente, è una colata. Allora, la prima cosa è faccio la crema di ricotta. Metto la ricotta, così, stop. Una grattata di pepe, ci sta benissimo. Un goccetto d'olio buono, ci facciamo mancare? A casa mia se fa mancare olio? No. Giorgio Franci, da paura, guardate il colore. Poi, un goccetto di acqua, così. Bella, faccio diventare bella, bella cremosetta. Guardate, piano 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 piano, così. Noi cuciniamo soltanto con amore. Senza amore non si fa niente, ok? Siete d'accordo? Un altro pochetto di acqua. Così, bella cremosa deve essere. Che deve velare il piatto, capito? Un pizzichetto di sale, quello buono. Che vuol dire buono? Integrale. Prendete il sale integrale. Vado, così. E ci siamo. E questa la mettiamo qua. Adesso, parliamo di carciofi. Allora, il carciofo che cresce nel vostro territorio, non andava. Io adesso ho un romanesco, però voi state in Sardegna, prendete i carciofi sardi, state in Puglia, i pugliesi, non vi state a preoccupare, quello che avete avete, non c'è problema. Ma è fresco, è scrocchiarello questo, eh? Allora, quindi, il carciofo lo faremo fritto, quindi prendo gambo, eccolo qua. Pulisco bene con lo spilucchino curvo, così, allisciamo proprio tutto il gambo. Adesso è il periodo di carciofi, quindi facciamo in tutti i modi, in tutti i modi e maniere. Sentite che bello, va. Così, 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 così. Perfetto. Poi, prepariamoci, taglio la parte superiore, così. Taglio quest'altra parte, così a metà. Sottili. Quindi così, guardate, vedete? Quindi per fare questo taglio così sottile dovete avere un coltello con la lama sottile. Guardate, ok? Così. Adesso li metto qui dentro alla farina, così. Va bene? Allora, se c'è qualcuno intollerante al glutine, così, farina di riso va benissimo. Poi un goccino d'aceto, guardate qua, dentro l'acqua in piena ebollizione. Perché l'aceto? L'aceto pulisce, leva il calcare anche, ammorbidisce il calcare. Poi l'uovo, abbasso, metto così a 5, freschissimo, vediamo un po', vedete, subito quando è fresco avvolge il tuorlo, l'albume avvolge il tuorlo. Questo è un uovo in camicia e tale deve essere, nel senso che deve rimanere. La camicia sarebbe l'albume, no? Quindi deve avvolgere il tuorlo. Guardate, ma quando è pronto? Quando l'albume è completamente cotto e il tuorlo è morbido, che si rompe e esce tutto fuori. Ragazzi, ecco è pronto. Guardate, morbido. Lascio qui a scolare. Poi, e adesso friggiamo i carciofi. Allora, quindi, infarinati. Li passo un po' nel setaccio, così leviamo la farina in eccesso. Così. E incomincio a mettere i carciofi dentro l'olio. Qua devono diventare croccanti, eh? Olio di arachidi uso in questo caso. Mescolate un pochettino. Bene. E adesso dovete aspettare solamente che diventano croccanti. Impiattiamo velocemente. Quindi abbiamo la ricotta, vedete? Bella, morbida. Così che l'uovo si può appoggiare sopra. Poi l'uovo. Buono, il bianco lo so mangiato. Aspettate, poi c'è una sorpresa. Che sorpresa, me lo dico io. La pizza, bella. Questa viene da Genzano, bella calda. Questa servirà per mangiarci l'uovetto.
I carciofi sono pronti. Scolo i carciofi sulla carta assorbente. Metto il sale, così, proprio all'ultimo. Mescolo un pochettino. Bollenti. Sentite quanto sono croccanti? Questi carciofi già fritti già sono buoni da soli. Poi, uovo e crema di ricotta. Fantastico. O antipasto o un secondo potrebbe essere questo. Mi raccomando. Ah, scrocchiarella. Adesso, così, mamma mia, è buona. Guarda che faccio, così. Ah, tiè, beccate questa. Tiè, guarda qua. Lo devo pure dire, la bontà, buono, mi raccomando, oh, economico di stagione, è tanto buono, guarda che robetta, croccante fuori, la crema di ricotta morbida e l'uovo succulento, ah.